Ma noi sono da mesi che facciamo un piano contro lo smog che ci è stato riconosciuto come tra i più innovativi in Italia. Quindi non andiamo dietro all'emergenza, abbiamo prevenuto bene con dispositivi per le macchine, per il riscaldamento domestico, per il porto senza precedenti. Appena c'è stato un momento di criticità, per nulla paragonabile ovviamente a Milano e Roma, abbiamo ulteriormente emesso un provvedimento per restringere l'utilizzo delle autovetture. I cittadini hanno risposto alla grande, la macchina organizzativa ha funzionato benissimo, polizia municipale in testa, è venuta a piovere, è venuto il vento e non c'era più ragione di mantenere quel provvedimento restrittivo. Rimangono gli altri provvedimenti, la situazione è monitorata e noi mettiamo al primo posto la salute pubblica e poi ci sono anche gli altri diritti dei cittadini e vanno salvaguardati, quello della circolazione delle persone, la mobilità. E quindi da questo punto di vista noi siamo sul pezzo H24, 365 giorni all'anno, ognuno può dire ovviamente quello che pensa, ma credo che Napoli in un contesto nazionale senza risorse, senza finanziamenti per il trasporto pubblico alternativo si stia comportando in modo assolutamente positivo sul tema della lotta all'inquinamento, con il rafforzamento delle pedonalizzazioni, delle ZTL, insomma. Non vedo perché ci siano elementi di criticità, del resto la pioggia, il vento è sotto gli occhi di tutti, a livello nazionale abbiamo dati che lo smog si è abbassato addirittura a Milano, anche i siti nazionali della Protezione Civile e dell'ARPAC lo sottolineano, quindi insomma non è il momento di prendersi, insomma, di fare polemiche inutili, che noi lavoriamo sempre, abbiamo lavorato anche di domenica noi, forse a differenza di altri.